Riprenditi, ti prego, l'animale, rispose Babbo Natale. Ma Pinocchio, burattino di legno, non volevi un animale per compagno? Sì, Babbo, ma io volevo un gattino. Ma il gattino purtroppo non c'era. E allora bastava un cagnolino. Ma il cagnolino purtroppo non c'era. Senti, Babbo, va bene tutto, ma io un castoro tra i coglioni non lo voglio. Questo è l'esempio, giustamente. Burattino. Poi. Altre, ecco, quest'altra bellissima poesia di Natale, breve, due righe, dice: la neve, le luci, l'albero. Tutto qui quello che mi ricordo dell'incidente. E sono poesie rapidissime, insomma. E poi ce ne sono appunto anche di inediti, adesso le vado a beccare, solo che ho perso tutti i segni perché. Ah, un'altra di Natale, guarda, è Natale, vedo le renne volare e ho paura. Cazzo, le renne non sono piccioni. Allora, la cosa bella di questo libro qual è? Come è la cosa bella del libro? Che non hai bisogno di leggerlo dall'inizio alla fine, no? Cioè tu lo apri anche così, leggi due frasi, è tutto molto rapido, molto veloce, i pensieri catartici sono rapidi, non so. Dice un vecchio adagio, e quando cazzo arrivo? Allora, il punto è questo qua. Ce ne sono, ecco, questa qui per esempio è nuova. Dice: se ho la supposta dietro l'orecchio, dove avrò messo la bic? No, devi prendere spunto perché se vuoi andare guarda, questo è un manuale, è il manuale delle giovani marmotte del cabaret, cioè, fidati, sono dentro tante cose interessanti e anche di lettura. Oppure questa qui, torno a casa e ti dico: sei la donna della mia vita, ma tu mi dici: ti sei ubriacato di nuovo, ma io ti dico: amore, io ti amo, perché mi dici questo? Perché sono tuo padre. Vedi, è così. Ecco un'altra inedita, per esempio. Questa è un'altra poesia inedita. Per ore ti ho aspettato in quel bar bevendo caffè, ricordi? Tu avevi fatto un salto a casa di Gianni. Per ore mi hai lasciato in quel bar a bere caffè, mentre tu eri andata a fare un giro con Luigi. Per ore ho bevuto caffè in quel bar e tu eri salita un attimo da Franco. Amore, comincio a preoccuparmi. Ma tutti questi caffè non mi faranno male. E via. E quindi queste sono, diciamo, il mondo delle poesie catartiche. Poi ce ne sono alcune che sono anche un pochino più sottili, anche più sociali, tipo questa. Standosene quieta, senza fare nulla, la primavera viene e l'erba cresce spontanea. Vai a spiegarlo tu alla polizia. E così via, insomma. Ecco, per esempio, questa qui è una poesia di Natale che io trovo bellissima, cioè è una poesia che io adoro perché è proprio sottile, sottile, ed è molto vera, veritiera. Recita così, dice: chiese il piccino, papà, cos'è l'oro? L'oro è il metallo più prezioso. Papà, cos'è l'incenso? L'incenso è un profumo sacro. Papà, cos'è la mirra? Uè, figliolo, guarda, ci sono i Pokémon in TV. Non lo so un cazzo di nessuno cos'è la mirra. È una cosa incredibile. Però è così, però il papà abilmente si districa. No? Altra inedita: volevamo liberarci nell'aria, volare il più veloce possibile, andare verso confini ignoti, varcare soglie lontane, superare queste enormi mura. Vedi, amore, se ci hanno messo in comunità ci sarà un motivo. E così via. Questo è il mondo, diciamo, delle poesie catartiche, cioè il mondo degli epigrammi. Poi dicevo che appunto c'è l'altro mondo che è simile, ma non uguale, che è il mondo degli aforismi, cioè l'aforisma è una scrittura breve, però in forma non poetica, ma in forma di prosa, no? Cioè proprio. E mi viene da dire prosaica, ma non è Non è giusto, giusto. non è giusto prosaica. Però non chiedermi qual è la Non lo parola. so, prosica, prosa.